Il diritto ontologico viene ben prima della legge. Il diritto non dipende dalle opzioni del legislatore, è una realtà non creata dall'uomo. Il legislatore dunque non può agire indipendentemente da qualcosa che sta prima di lui. È partita da qui l'eccellente lezione del cardinale Francesco Cocco Palmerio, ospite domenica 11 maggio 2014 all'Unitre Tiranese. Dal momento che oggi è la giornata per le vocazioni, quali sono stati i momenti più importanti per quella che è stata la sua vocazione a diventare prima sacerdote e poi a rivestire un incarico così importante? Io ho la gioia di poter dire che la mia vocazione risale a quando avevo 13 anni, quindi facevo la seconda media vicino a Milano. Poi sono potuto entrare in seminario soltanto più tardi per motivi indipendenti dalla mia volontà, però sono veramente grato al Signore che mi ha chiamato al sacerdozio, che mi ha fatto sacerdote. Poi sono diventato vescovo per la fiducia che il Santo Padre mi ha accordato e soprattutto quella del Cardinale Martini, che è stato per me padre, non solo come arcivescovo, ma anche come direttore spirituale. In una sala creva aggremita in ogni ordine di posti, l'incontro era appunto aperto al pubblico, il cardinale ha approfondito il diritto nel pensiero di Benedetto XVI, una tematica estremamente attuale. Il Papa Benedetto XVI non è un giurista, è un filosofo, è un teologo, però si è sempre occupato del diritto. Il tema del diritto lo ha affascinato, ma si può capire perché parlare di diritto significa parlare di persona e quindi un filosofo, un teologo non può disinteressarsi di questa problematica. Quindi io parlerò di questo, limitandomi al discorso che il Papa, appunto, come dicevo, ha tenuto al Bundestag del 22 settembre 2011, in cui si è espresso forse più compiutamente sul tema del diritto. Come mai Papa Francesco sta avendo un ruolo così importante anche da un punto di vista mediatico e piace così tanto alla gente? Quali sono le novità più importanti che sta portando in questo nuovo millennio? Ma guarda, io dovrei dire tante cose, ma devo fare necessariamente una sintesi. Sembrerà strano quello che dico, ma Papa Francesco crede in Gesù. Non è così scontato credere in Gesù, cioè credere che Gesù è vivo, che Gesù ci aspetta nell'altra vita. E io credo che sia proprio questa sua fede che è nel suo cuore, traspare dalla sua persona, che lui ti comunica quando ti vede e dice a ciascuno di quelli che incontro: tu sei per me importante, io ti stimo, ti voglio bene e ti comunico ciò che ho di più prezioso, che è appunto la mia fede. E credo che sia questo, e poi ti dà questa consolazione di cui noi abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno di essere consolati da Dio, di sentirci amati da Lui. E allora per questo poi corriamo anche da questa persona che ci testimonia però l'amore di Gesù. Qual è stato il cambiamento più importante che la nomina che le è stata fatta da parte di Papa Benedetto XVI nel 2012 ha comportato nella sua vita? Nella mia vita particolare, ma posso dire una più stretta vicinanza col Papa, una più frequente visita a lui, la possibilità di parlargli di tanti problemi, anche personali. Credo che questo sia stato per me, come singolo e anche per il mio lavoro, per il mio dicastero, un cambiamento importante. Un'autorevole lezione di vita, quella offerta dal cardinale, anche presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, nonché cittadino onorario di Tirano e Sernio. Una lezione che ha suscitato ammirazione nella platea conquistata dall'inizio alla fine.